Benvenuti Riperiani a questa finalmente puntata di rientro. Vi ringrazio tutti per avermi sostenuto con le vostre mail, con i vostri messaggi privati su YouTube, sul mio Twitter, sulla mia mail, su Facebook. Mi avete trovato dappertutto e vi ringrazio veramente tanto perché è comunque stato un piacere comunque potervi rispondere a tutti nel modo più completo possibile, diciamo. Volevo quindi molto rapidamente farvi vedere molto rapidamente come importato un brano in Reaper, metterlo a tempo con il metronomo. Quindi ora io attiverò il metronomo e saremo assolutamente fuori tempo. Quindi cosa vado a fare? Vado a prendere 8 battute, quindi vado a selezionare, quindi da questo e faccio 1, 2, 3, 4. Faccio prima una cosa così un po' grezza, senza stare troppo a tempo, e faccio opzioni, show action list, e faccio set project tempo new time signature. Faccio run, gli dico che è una battuta e gli dico ok. Chiudo questo, vado a controllare con l'F2 che il playback rate sia 1, e se non lo è lo forzo ad 1, e poi vado a controllare il mio BPM che inizia ad avvicinarsi. Per migliorare la precisione, noi possiamo andare a questo punto alla battuta, ad esempio 46, prendere, scusate, mi sono spostato, alla battuta 46, prendere la selezione, tirarla fino a capo, perché ora che abbiamo scremato un po' la velocità, ora sono sicuro che lì è 46. Quindi rifaccio action show action list set project tempo new signature run, gli dico 46, 45, 45. Una, certo, una in meno perché non parte da zero, stupido io. Vado, torno dentro, controllo che il playback rate sia a 1, applico e praticamente ora la prova è che se andiamo, direi che ci siamo, direi che è proprio quello che speravamo. Quindi ora che il nostro pezzo è a tempo possiamo metterci sopra, che ne so, delle batterie. Se volete vi faccio vedere al volo, ci metto sopra una roba totalmente a caso da una libreria della Sony che ho in studio, e vi faccio vedere che una volta che voi attivate il magnete siete sempre a tempo. Una prova, insomma. Di un bootleg, di un remix che volete fare, insomma, con il BPM è tutto molto, molto più semplice. Quindi vi ringrazio e rinnovo l'invito, come ho sempre fatto nello scorso anno, di aggiungere il gruppo di Facebook Riperiani, di trovarmi su Twitter su @aneddoti85 e di iscrivervi al canale se volete. Io ve lo consiglio, così rimanete aggiornati sulle mie ultime produzioni. Vi prometto che sarò un po' più stabile nel uscire con nuovi tutorial. Vi ringrazio tutti ancora una volta e alla prossima.